Grazie, buongiorno, qua si inizia con due vitelli che puppano, ho acceso al volo, adesso chiedo, non vi ho detto, sono da Tiziano, Ajassa, Casalgrasso, sono le 6 del mattino. Andiamo in alpeggio a Biella. Adesso metto ancora fuori un po' di manzette al pascolo e poi si parte. Gli do una mano a farlo andare giù lungo la strada. Wolf, oltre 20 anni, mai stata fatta una manutenzione. Bello. Posso farvi vedere i blocchi di sale, sono 5 giorni che li ha messi. Non si spaccano. Li hanno consumati. Queste ne hai ancora da vendere anche? No, queste qua ormai le ho messe tutte in allevamento. Quelle da vendere sono dall'altra parte. Una più bella che l'altra. Ti sciughi, capo? Lasciale lì un'ora o due, poi dopo dai, poi dopo. Sta spostando le vacche nell'altro pascolo. Bella con i vitelli. Intanto quando vedo qua i nostri che spostano le vacche così, diciamo una persona riesce a fare quasi tutto, mi fa venire in mente Stefano Agostini che andava a tagliargli l'erba, gli portava l'erba a casa. Ha detto ma i piemontesi sono più furbi che gestiscono le vacche da soli. E adesso è ben contento di mettere le sue vacche al pascolo. Ciao Stefano!
questo mi guardano, non mi conoscono. Provo ad andargli in mezzo, se riesco a fargli da scappare. Guardate che meraviglia. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a partire, siamo quasi alle porte di Biella, tangenziale a Torino, pioveva. Adesso Tiziano mi spiegava che perché andiamo su all'alpeggio lì a Biella. Sì. Si è trovato una sorpresa. Una sorpresa, sì, ci siamo trovati una 7-8 bovini, gli incroci con degli angus. Il problema è che sono dei maschi interi, sei di loro. Quindi dobbiamo cercare di recuperarli e portarli via prima di portare l'altra madre a sui incroci, incroci le piemontesi con gli angus incrociati. Sì, per non evitare di fare questi incroci qua. Ti escono i pezzanti. Particolari, sì. E quindi oggi ci saranno probabilmente anche... Io ho avvertito lì c'è il sindaco, poi non so se viene sull'ex proprietario a recuperarsi. Pensate che questi animali qua hanno svernato e fatto tutto l'inverno sull'alpeggio, non sono scesi dall'anno scorso. Beh, andiamo a vedere. Prima non so se riuscite a vederlo, là dietro c'è il cassone, siamo col pick up, c'ho Ice, me lo sono anche portato. Oggi viaggia arieggiato. Prendi la seconda uscita. Ah, siamo all'uscita di Carisio. Andare. Non so in che valle andiamo, boh. Valle del Cervo. Allora, andiamo a Valle del Cervo. Ok. Abbiamo imboccato la Valle Cervo, siamo a Sagliano Micca. Qua c'è il monumento a Pietro Micca. Saluto il mio amico Stefano Sartorello. Ho provato a telefonargli per farmi offrire un caffè, ma dormire ancora, oggi è sabato, è ancora irraggiungibile. Fra un po' arriviamo al cappellificio Cervo, che devo sempre venire a fare un video nel cappellificio. Eccolo qua il cappellificio, è uno del, sarà l'ultimo in Italia, non è probabilmente uno degli ultimi in Italia. A Cervo, classici paesini di montagna, strade strette, case sulla strada. Il municipio. Una volta quando Luca correva sugli sci, eravamo andati su all'Oa Gisegna col camper di sera, a mezzanotte, andiamo per dormire, contate d'inverno, era meno 10, meno 15 gradi, non si è acceso, era un camper noleggiato quei tempi, non si era acceso il riscaldamento, abbiamo dormito col ghiaccio attaccato ai finestrini. Di salire, siamo usciti dalla boscaglia, guardate il paesaggio come si allarga. Quinto Sessera, qua
ci sono rifugi, poi cosa c'è qua? C'è un bar più un caffè? Sì. Monticchio. Svolta a sinistra in SP232, poi sarai arrivato a destinazione. Ah, ma ti ha visto un po' sta il navigatore per sì, il bar, hai capito? Sei giunto a destinazione. Ma no, sa via. Ah, gliela bionda, ma ti sapevi che era sì che lo aspettava. Hai Brian Giancoven, tutta con lei. Charlie. Allora, il caffè l'abbiamo preso, poi ritorniamo nel pomeriggio al ristorante, al posto tappa che è, e ci facciamo descrivere il locale dalla proprietaria. Qua è un panorama sulla Val, l'Alta Val Sessera, non sto a leggere tutte le cime che si possono vedere, guardate che valle, e procediamo su per l'alpeggio. Guardo ancora qua, questa è una terrazza panoramica. Il geoparco della Val Sesia e della Val Grande. Codì è Stiziano. Dobbiamo andare là dietro. Due. Tutto lo sterrato laggiù, aspetta che zoom su quelle là. Praticamente l'alpeggio è lì? Sì. No, l'ho perso, fammi vedere. Fa tutta la strada, andiamo dietro quella montagna. Ah. Sono allora, dovrebbe... 15 km di qua. Ancora 15 km sì. Là quel prato che è tutto verde attorno, ok. Ma fai tutto il giro, è bene. Sentite il canto degli uccellini. Oh. Inserito il pilota automatico, a Ciccio, sta sempre lì a controllare la strada, che Tiziano se no lo porta perdi. Ah, non si perde lui, va, sempre attaccato. Stiamo aggiustando la strada. Non si è chiuso perché lo stanno aggiustando. C'è il divieto, è libera. No, c'è il divieto, ma io posso passare. Sì, ha l'autorizzazione. Un'autostrada bianca. Qua è la villa dei Zegna. Qua questa siamo terrena qua è tutto loro privato. È tutto privato della famiglia Zegna. Fino a qua si può arrivare, poi qua c'è il divieto. A parte il divieto, ok. Niente divieti, ne vardoma, niente. Sulla strada una caserma della forestale. Dei forestali fanno quelli che fanno la legna, puliscono. Che fanno un rifugio. Tiziano, che dici? Cosa che ti dico? Qui ci sono sempre avventure nuove. Ma questi sono gli incroci di Angus? Sì, sì, quella è una metizia, una femmina. E poi c'erano altri maschi. Questo è il paddock del carico. E adesso signore. arriva stanno portando giù con la biglia il trattore. Vedete la patata è pronta. Ha già spostato pietre, adesso si è trovato il legnetto. Poi porta. Posa lì. Bravo. Passa lì. Tu tira? Tu tira? Ah, giù, se sbagliamo anche lì. Trattore che arriva con la biga.
salendo su alla Malga, prima, seconda ridotta, perché la strada è abbastanza dissestata, pendenze abbastanza accentuate, Codiglia Stiziano. E la Samac che vengono gli aiti, sì, a Porte Slevacche, e poi tanto ne stai giù là a Limone, c'è più vita, c'è più movimento serale. Al Supatta, guardate che conca, adesso ci avviciniamo, ma è molto molto bello. Ciao, qua che mi chiedi già di pioggia. Pioggia l'ho usata ieri, poi bene. domani è domenica, la transumanza 45 km bene. Di notte. Benvenuto alla Peccia. E che piove, io porto la pioggia, vedi, non ho portato pioggia, bene. Porto la pioggia, proprio bello. Siamo all'Alpe Peccia. Sì, ma è arrivata proprio adesso la pioggia. ma ho visto che... E scuola questi? Niente scuola, ah già, oggi è sabato. Oggi è Italia, per me tutti i giorni, tutti i giorni sono uguali. Oggi è sabato. Taglia, dai. Ah, qua piove, sono già andati, se piove o grandina. Ah, c'è la Madonnina. Permesso? Ma che bella che è. Tito che suri, se stroccherà. Giusto. Che differenza. Ma che bella. Questa è la zona giorno, questa è la zona vai notte. Vai su a vedere la zona notte. Andiamo a vedere la zona notte? Vai. Hai fatto il letto? Ma sono anche, si è svegliato l'ultimo bambino prima. Oh, che bello! Finestra, vista valle. E piove, va. Le ciabatte sono. Il biellese vi trattate bene, ha con delle porte così alle stalle. Ma buono, basta, perché? Un feroce, questo sì. Aperto sempre H24 per chiunque. A qua puoi andare dentro. Puoi andare dentro, vai dentro dentro, vai a fare un giro, è sempre aperto, aperto a chiunque. Vieni a vedere. Vieni a vedere di qua, la strada, vieni Deggio, vieni. L'angolo barbecue. Ice che mangia le pere. 1349 che l'EDP invece caminetto, ma c'è tutto, pentole, no. Se vengo su con la mula mi fermo qua, certo, sì, può andare a dormire, vai su andiamo a vedere la camera ancora. Dormitorio. Sì, te l'abito in porto piscina. Questa è la visuale dalla camera. Sarai armati. Bravi. Super.
E ma dimmi un po', li guardi tutti i miei video? Eh? E adesso che sei qua, che i telefoni non prendono, come fai poi a guardarli? No, stasera andiamo a casa. Ah, buon. Ma c'è ancora una cantina, ma questa, la porta è chiusa. Non posso farvela vedere. Acqua, la volontà. Ruscello da presepe. Riuscite a aprire la porta. Scaffali del formaggio, ma questa è sana, eh? Anche il latte appena muto. Puoi portare l'acqua là ancora le vacche. Fai solo formaggi. Prima che la riempi tutta. Eh sì, eh. Ma da Musi. Metti lui. Musi. Qua c'è ancora un'altra cantinetta, in mezzo, si è proprio in mezzo alla montagna. Questa è stata ristrutturata nel 1965. È allagata. È allagata. E beh, ma così tiene l'umidità giusta. Sì, sì. Ma che fai in devi andare con gli stivali? Il giapponese grosso. Si sta bene con la stufa accesa, ora la fumvadi perché il mio pubblico non conosce più le stufe. Ah, che bello. Guardate qua i salumi che produce Tiziano, guarda che pancetta. Il mio coltello che non taglia tanto. È l'eco grossa. Eh? Formaggio a vostra produzione? No, non produciamo. Ah, boom. Ecco lì perché è ancora in sacrificio. Sì. La strada del ritorno per la valle, peccato che abbia piovigilato un po'. Adesso andiamo giù a vedere se il trattore ha trasbordato gli Angus sul camion. Angus, uno era Angus, l'altro incrocio, pazzi furiosi. Torni da corrida. Torni anche da corrida. Gli Angus e gli incroci sono spariti tutti. Alto ruota. Capita. Ho trovato la bancarella di Ferrero Adam. Stai, sei Adam? Ferrero Adam da Fiel. E hai l'agriturismo qua sopra? Agriturismo Montecerchio. Così ti mando qualche cliente che passa così, da queste parti. Qualche fanciullo anche col cavallo o il mulo. Ma guardi, vede, guarda, mi hai patito, guarda, mi patiti, le so che... Le so. Insomma, forse... arrivi del mare. Da buon montagna. Io del monte. Vabbè, questa è tutta produzione tua? Sì. Poca roba, ma buona roba. La fasti? Sì, mi fiorito. Ah, buon, buon. Ebbene, quindi... Però via Occhieppo numero 58, sì, Camburzano. Camburzano e poi qui al Montiero. 5 mesi di montagna, 7 di... 5 mesi fai? 5, sì, belle 5 mesi. Da fine maggio quasi fine ottobre. Mio figlio fa anche così. L'anno scorso ha fatto 196 giorni. Con le pecore. 190. Perché amiamo la montagna, non vogliamo abbandonarla. Ah, già, che... Quando si sale piangi già perché dopo devi venire via. Che fioca, e se no staremo lassù sempre.
Sì, sì. A me il mare non mi fa male. È una passione della natura, sai. Sa, una saruma. Allora ti, se arrivano poi amici di Deggio la Mula, dagli poi l'aperitivo. Piacere, vabbè. Piacere, grazie, ciao. Ho recuperato le fuggitive di quest'estate. Dell'anno scorso. Dell'anno scorso, eh. Tanto ora si fa il balaga a mangiare. Ma il ballo da matto di così da carne. Eh? Un fiagra. Sì. D'antrusiesa ma le tue. Ma vero quella, un anno e mezzo. Allora, proprio vestito da pastore, di coltoni. Sì, i pastori Marghè della pianura. Coltoni loro. Ci siamo fermati a prendere il caffè qua a Sogliano Micca con il mio amico Stefano Sartorello. Ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao. Ti ringrazio del caffè. Figurati, dai. E ci vediamo sugli alpeggi. Visto, ci vedremo sì prossimamente. Boh. Ciao Ice. Ice lì, tranquillo, con gabbia e piaspatà. Boh, ti saluto, alla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Boh, ragazzi, chiudiamo questo video. Siamo già nelle risaie del Biellese, quindi il panorama non ci piace più. Noi siamo amanti della montagna. Cerrione. Vi salutiamo, io e Tiziano, dove è Tiziano? Ciao, boh, ciao. Così avete visto l'alpeggio, come già si chiama? Alpe Peccia. E vedremo se riesco a organizzarmi di accompagnarlo con la mula in settimana, il giorno che verrà su. Sarebbe un piacere. Ciao ciao, alla prossima.